mi ha appena chiamato il meccanico. E pensavo. Rifaccio, mi ha appena chiamato il meccanico. Siccome qualche un mese fa circa, sentivo che la macchina, il motore girava come se girasse con tre candele, no? Quindi pensavo, considerando che bisogna cambiarle ogni 50.000 km, magari è ora di cambiarle. E quindi ho comprato le candele. Volevo prenderle iridio, ma purtroppo non c'erano. Portandola quindi dal meccanico per fargli cambiare le candele, mi ha smontato la testata e non sono le candele. L'olio butta fuori dalle candele. Quindi ho portato la macchina dal meccanico, non per la marmitta, ma perché dovevo appunto mettere il cassetto, che me l'ha messo simpaticissimo, molto bello, no? Guarda che bello, guarda, tac, guarda, questo sei a posto, hai capito? Poi ho messo anche la chiusura di qua, così almeno posso chiudere dall'interno. Però che cosa c'era? C'era che quando guidavo la macchina mi portava un po' sulla sinistra, e in effetti c'è un problema, che praticamente il volante gira a vuoto, cioè c'è un lasso, no, di gioco che è veramente eccessivo. Più chilometri fai e più aumentano i problemi. Nello stesso tempo diminuiscono, cioè aumentano i problemi perché hai aumentato i chilometri, però poi diminuiscono perché quelli lì si sono salvati. Un altro problema, che è quello più tragico, è questo, che non so neanche come spiegarlo. Ah, no, non solo, lì c'è un serio problema. Praticamente c'è tutto il gioco dell'asse sul come l'albero motore sull'asse, e che praticamente giocando si cazzo, non so come spiegarlo. Appena riesco a spiegarlo ve lo spiego. Un'altra cosa, la Watts come è fatta. Praticamente che cosa succede? Mannaggia. Le candele erano, come dire, in una sorta di bagno d'olio. E allora che cosa succedeva? Che a volte la macchina faceva tum, 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 capito? Prendeva degli sbalzi. Perché? Perché dentro è tutto di plastica. I contenitori dove vengono tenute le candele sono tutti di plastica. Non era tanto il gasket iniziale che perdeva olio, quanto invece come dire, le parti che contenevano le candele. Insomma, è una lunga storia. Appena ho qualche notizia migliore per potervi spiegare il tutto, ve la spiego. Questo è quanto. Siamo messi e non ho ancora cambiato la marmitta. Allora, ecco, con il volante c'era molto gioco e non c'era sterzo. Non solo, ma la macchina portava a volte proprio sulla sinistra. Niente, c'era da governare sempre il volante. Ma quello più, come dire, quello più interessante era quello delle candele. Io pensavo che oramai le candele dopo 50.000 km erano da cambiare, invece no, le candele andavano bene, non c'era problema. Ma il problema era che le candele si trovavano dentro all'olio, cioè la parte elettrica si trovava dentro all'olio. Questo perché? Perché sono costruzioni Russian style.
e mettono quindi della plastica che con il caldo si deforma. Ma come si fa a mettere la plastica dentro il motore? Cioè, senza senso. E quindi in ogni caso ho cambiato le candele. Non sono capace di spiegarlo bene, perché sono arrivato che il lavoro era già fatto e adesso lui me lo stava spiegando in polacco. E il mio polacco è a livelli, come dire, livelli tecnici non sono molto azzeccato. In ogni caso ci sono molti personaggi che si comprano la Watts e la usano come seconda macchina e più che altro la tengono dentro al garage e o la useranno solo la domenica. Non si possono chiamare Wattsisti, ma cazzisti. Cioè, nel senso che te la compri a fare? Comprati una Panda, hai molti meno problemi, non hai il problema di che gomme metterti e vai avanti tranquillo. Se abiti a 1000 metri, ma che ruote chiodate ti vuoi mettere? Ma impara a mettere le ridotte, hai capito? Per quanto riguarda le ridotte, invece, niente, l'olio era a posto, quindi. Pensavo che erano un po' dure, che fossero state un po' dure, invece no, vanno, anche le marce vanno bene. Il problema è l'asse adesso. L'asse che sono tutte cose che te le devi controllare, perché se un giorno prima vanno bene, il giorno dopo può essere il patatrac. Ti puoi trovare con il l'asse staccato della macchina, come è successo già ad altri utenti che hanno la Watts. Aspetta, come è successo ad altri utenti che si sono trovati con totalmente il pezzo staccato dell'albero motore, capito? E lì il mio albero motore si stava per staccare ed era, come dire, non so come dirlo, mi avviso di commentare meglio il problema nel prossimo video. Male che l'ha provata il meccanico, che ha visto questo grande gioco del volante, che io in realtà oramai ci avevo fatto l'abitudine, capito? Gindobre, video, un casino. Dovevo ritirarla oggi, ma invece non la ritiro, la ritirerò domani. E dovrei farmi mandare un pezzo dalla Tarmot, ma oramai non ti puoi più fidare di là. I pezzi arrivano, non arrivano, ti fanno aspettare, forse arriva domani, poi dipende tutto dalla dogana, prezzi che adesso sono cambiati tutti quanti. Quindi sì, raccontatemi pure che avete il meccanico che ve la sistema, ma se non avete un meccanico che lavora sulle macchine off-road e non solo, ma ha una concezione delle auto appunto vecchie, qui la Watts la usavano per lavoro. Hai capito? Quindi le conoscono. In Italia non le conoscono, I'm sorry. In Italia la Watts non la conosco. Voglio dire che good luck se trovate un meccanico che capisca il problema. A me viene in mente un altro personaggio che ha comprato anche lui alla Watts. Ciao.
Anche lui è la UAZ, come la mia, un anniversario. Non è un 3909, ma è un 2206, come la mia. E anche lui ha avuto il problema con il gear, con le ridotte. E che cosa è successo? Che il meccanico, che cosa voleva fare? Voleva una cosa che avevamo in un certo senso provato anche noi, però tenendola con le mani, cioè siccome il gear saltava, allora avevamo provato a tenerlo con le mani mentre si cambiava, cioè per far sì che non saltasse. Quindi uno guidava e l'altro teneva, però ovviamente salta. Loro l'hanno provato tenendoli bloccati con del metallo, ma non ha funzionato, chiaramente, non poteva funzionare. Noi non abbiamo speso tempo per mettere un blocco di ferro tra le due parti, tra le due leve, al fine che i due pezzi non si muovessero, le due leve non si muovessero. L'abbiamo provato con le mani e abbiamo subito capito che non avrebbe funzionato. E quindi siamo andati direttamente per ordinare un pezzo. Il personaggio che anche lui ha ordinato alla fine un pezzo dalla Tarmot, gli è arrivato lo stesso. Cioè uno stesso pezzo, uno degli stessi pezzi fatti alla UAZ, capito? Quindi io non lo so nemmeno se conviene, una volta che tu rompi un pezzo, prenderlo originale, non so se ha grande valore. Io preferisco che magari venga inserito al posto di un pezzo originale un qualsiasi altro pezzo che venga dalla Toyota o dalla Nissan o dalla Suzuki, perché sono sicuro che funziona. Hai capito? E questo, ciao Robert, torno a ripetere, per comprarti una UAZ, tenertela nel garage e usarla solo alla domenica per dire io c'ho la UAZ, non comprartela, anche perché te la tieni lì nel garage, i pezzi di plastica si spaccano perché anche lì la temperatura sale e scende, sale e scende la marea, e piano piano anche quelli lì si rompono. E le ruote, se tu hai il 4x4, le ruote che tu metti hanno un'importanza relativa. È chiaro che devi saperla guidare la macchina, perché se non sei capace di guidare la macchina, non sei capace di inserirti le ridotte. Ma io penso che la maggior parte della gente infatti faccia così. È per questo che il gear è fatto alla UAZ, perché sanno che il mercato europeo. Dove cazzo, dove vanno? Capito? La prima volta che le provi, che le metti a prova, ecco che trovi subito la differenza. Per il resto le puoi usare, se devi farti la tua salitina così, le puoi usare. Le ridotte non sono sotto sforzo e quindi tengono. Appena però si trovano sollecitate, ecco che saltano. Ma proprio perché il materiale usato, ripeto, guardate il video sulle news che parlano della UAZ, è come una rivista di quattro ruote che parla della UAZ Factory, la quale appunto spiega che tutto quanto nella UAZ è fatto nel risparmio. Decidi, vabbè, io me la compro, tanto poi me la metto in garage. Ma che te ne fai? Giusto per averla, capito? Ma tanto non è che si preserva, se tu la tieni lì non si usura. I suoi problemi li ha lo stesso, anche perché la nave è fatta per navigare. Più chilometri fai con la macchina, i problemi vengono fuori, ma diminuiscono. Più problemi, più chilometri fai, più problemi arrivano, però nello stesso tempo diminuiscono perché ne hai già passati tanti e quindi, capito? Li hai già sistemati quelli, non devi tornare a rifare quei problemi lì. Non so se rendo l'idea. Vabbè, dai, dopo questa cicalata basta. Ma niente, sono dei personaggi a volte. Devo cambiare la litiera del gatto. Non c'ho voglia.